Ciao ragazze, oggi vorrei fare questa sciarpa che è proprio morbida e molto bella. Sembra quasi che è stata lavorata in 3D perché guarda così è una parte, poi lei rimane bella grossettina e l'altra uguale dell'altra parte. La mia, io ho usato una lana che è 50 grammi 133 metri. La lana mi chiedeva un uncinetto numero 3,5, ma io ho lavorato la mia con uncinetto numero 5. Andiamo a tutorial. Per fare la mia sciarpa, io userò questo filato che è uno 50 grammi 133 metri. Il mio filato mi chiede un uncinetto numero 3,5, ma io lavorerò con uncinetto numero 5 in modo che diventi bella morbida. Per farlo io ho bisogno di un multiplo di 4 più 6 catenelle, per quello io lavorerò 42 catenelle. Allora farò tutte le mie 42 catenelle e dopo ritorno. Ho già lavorato le mie 42 catenelle. Adesso inizio il primo giro e conto 1, 2, 3 e 4 catenella. Vengo nella quinta catenella e lavoro lì 4 punti alti. Allora faccio il primo, ritorno nella stessa catenella, faccio il secondo, ritorno nella stessa catenella, faccio il terzo, ritorno nella stessa catenella e lavoro il quarto. Così ho fatto 4 punti alti nella quinta catenella. Lavoro 3 catenelle. Salto 3 catenelle senza lavorare, vado là nella quarta catenella e lavoro altri 4 punti alti. Allora faccio il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Lavoro 3 catenelle. Salto 3 catenelle senza lavorare, vado nella quarta catenella e lavoro lì 4 punti alti. 1, 2, 3 e 4. Lavoro 3 catenelle. Salto 3 catenelle senza lavorare, vado nella quarta catenella e lavoro 4 punti alti. Allora faccio il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Così continuo a lavorare il mio giro fino ad arrivare nella mia penultima catenella. Ho già lavorato fino ad arrivare lì nella mia penultima catenella dove ho fatto i 4 punti alti. Adesso vengo nell'ultima catenella e lavoro un punto alto. E così ho finito questo mio giro. Adesso io inizio il prossimo giro lavorando le 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Giro il mio lavoro e vengo qua dove ho i 4 punti alti che è stato lavorato nella stessa catenella. Vengo qua dove ho l'ultimo punto alto che è il quarto punto alto perché conto 1, 2, 3, vengo nel quarto, piego questo mio lavoro così perché io devo lavorare qua nel quarto punto alto, però prendendo lui qua di dietro. Per quello io piego, vengo qua dove ho il quarto punto alto e lavoro. 1, 2, 3 e 4. Così ho fatto 4 punti alti nell'ultimo punto alto, però prendendo la di dietro. Adesso lavoro 3 catenelle. Vengo qua dove ho i prossimi 4 punti alti. Vado nel quarto punto alto. Prendendo sempre da di dietro, per quello io piego qua il mio lavoro perché così rimane più facile. Metto questo in qua, vengo qua dove ho il punto alto che rimango come se prendesse di dietro e lavoro qua 4 punti alti. Allora faccio 1, 2, 3 e 4. Lavoro altre 3 catenelle,
Vengo nel prossimo gruppo di 4 punti alti, vado là nell'ultimo punto alto, allora piego il mio lavoro, così. Vengo qua nel quarto punto alto, il lavoro entrando così, faccio 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4. Lavoro 3 catenelle, vengo nei prossimi 4 punti alti, piego perché vengo qua nel quarto punto alto e lavorerò qua in lungo, per quello entro lì e lavoro i 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4. Faccio 3 catenelle, vado nei prossimi 4 punti alti, piego. Vado lì dove ho l'ultimo punto alto e lavoro i 4 punti alti. 1, 2, 3 e 4. Lavoro le 3 catenelle e così continuo a lavorare tutto il mio giro. La parte di qua rimane così e l'altra parte rimane così. Ho già lavorato, mi manca solo qua dove ho gli ultimi 4 punti alti, ma io lavoro nello stesso modo. Per quello vengo, conto 1, 2, 3, vengo nel quarto punto alto. Io ho 4 punti alti, poi ho le catenelle, per quello io vengo qua, piego queste catenelle in avanti, prendo il mio quarto punto alto e lavoro lì 4 punti alti. Allora faccio il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Adesso che ho fatto gli ultimi 4 punti alti, vengo qua dove ho le catenelle, vado nella prima catenella che ho là sopra e lavoro un punto alto. Così io ho finito questo mio giro. Adesso io inizio il prossimo giro lavorando, che farò uguale a questo perché adesso ripeterò sempre quello che ho fatto nel mio secondo giro. Per quello io lavoro 3 catenelle, giro il mio lavoro, vengo qua dove ho i 4 punti alti, piego perché vengo qua nel mio quarto punto alto e lavoro lì 4 punti alti. Lo riprendo e faccio primo, il secondo, il terzo e il quarto. Così ho lavorato i 4 punti alti nell'ultimo punto alto come se fosse là di dietro. Lavoro 3 catenelle, vengo qua dove ho i prossimi 4 punti alti, piego sempre questo, vengo qua nel quarto punto alto e lavoro lì 4 punti alti. Faccio 1, 2, 3 e 4. Lavoro 3 catenelle, vengo qua nel prossimo gruppo di 4 punti alti, piego perché vengo qua nell'ultimo punto alto e lavoro su di lui 4 punti alti. Allora faccio il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Lavoro 3 catenelle, vengo qua dove ho i prossimi 4 punti alti, piego, vengo nell'ultimo punto alto e lavoro lì 4 punti alti. 1, 2, 3 e 4. E così io continuo a lavorare fino a finire il mio giro. Ho già lavorato fino a fare gli ultimi 4 punti alti nel quarto punto alto e adesso io trovo solo dove ho le 3 catenelle. Per questo vengo qua su nella terza catenella e lavoro un punto alto. Inizio il mio prossimo giro che sarà lavorato come ho fatto nel secondo e nel terzo giro. Per quello lavoro
3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Giro il mio lavoro, vengo qua dove ho i 4 punti alti, piego questo in avanti, vengo nel quarto punto alto qua e lavoro lì 4 punti alti. 1, 2, 3 e 4. Lavoro 3 catenelle, vado nei prossimi 4 punti alti, piego sempre il mio lavoro, vengo qua nel quarto punto alto e lavoro 4 punti alti. Allora faccio il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Lavoro 3 catenelle e così continuo a lavorare tutto questo giro. E tutti gli altri giri che ho bisogno perché diventi della lunghezza che io desidero. Per quello io lavorerò il mio, voi lavorate i vostri e dopo torniamo solo per fare l'ultimo giro insieme. Ho già lavorato tutti i miei giri, per quello lui c'è della dimensione che voglio, per quello adesso devo lavorare il mio ultimo giro. Io lavoro il mio ultimo giro dello stesso modo che ho lavorato gli altri giri, però qua dove ho le 3 catenelle io farò solo una catenella, per quello lavoro così, lavoro 3 catenelle che è il mio primo punto alto, vado dove ho i 4 punti alti, vado là nell'ultimo punto alto e lavoro i miei 4 punti alti. Ora faccio il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Lavoro una catenella, vado nel prossimo gruppo di 4 punti alti, piego, vado là nell'ultimo punto alto e lavoro 4 punti alti. 1, 2, 3 e 4. Lavoro una catenella. Vado nel prossimo gruppo di 4 punti alti, piego, vado là nell'ultimo punto alto e lavoro i miei 4 punti alti. 1, 2, 3 e 4. Lavoro una catenella e così continuo a lavorare tutto questo giro. Ho già lavorato tutto il mio giro fino ad arrivare lì dove ho gli ultimi 4 punti alti. Adesso vengo qua dove ho le 3 catenelle, vado nella terza catenella e lavoro un punto alto. Così ho finito questo mio giro. Posso tagliare, nascondere bene il filo per evitare che si disfi perché il mio lavoro già sta pronto. Ho già lavorato tutto il mio lavoro, allora è rimasto così, tanto la parte dritta come l'altra in rovescio. Grazie a tutte. E alla prossima!